abbiamo sentito l'esigenza di in qualche modo restituire al reparto quello che il reparto ci aveva dato con tanta capacità, dedizione e attenzione nei mesi in cui siamo stati qui in questa stanza, insomma in queste stanze. Andrea e Anna hanno deciso di ringraziare così il personale della neonatologia dell'ospedale San Donato di Arezzo, donando un'incubatrice acquistata grazie ad una raccolta fondi in memoria della loro piccola Anita, una bimba che nonostante le cure ricevute purtroppo non ce l'ha fatta. C'è stato ovviamente tanto dolore, tanta fatica, ma c'è stato anche tanto amore, tanto supporto da parte di tutto lo staff del reparto, dottoresse e infermiere, perché ci hanno accompagnato passo passo tutti i giorni in cui siamo stati qui. La donazione è stata possibile grazie all'appoggio del Comitato Aretino Neonatologia Onlus. È un'incubatrice ibrida, nel senso che da culla chiusa, come avete visto prima, può diventare una culla aperta e permette l'operatività immediata di cure intensive nel neonato che si trova all'interno. Permette alla famiglia anche di essere vicino e di poter toccare il bambino senza l'apertura e la chiusura degli oblò, e questo è un aiuto assolutamente alla vicinanza della famiglia per il neonato. È dimostrato come la presenza della famiglia aiuta il processo di guarigione del neonato. Impegnerete anche nel futuro per questo reparto? Sì, assolutamente, siamo entrati a far parte del comitato Aretino Neonatologia perché vogliamo continuare a contribuire e per mantenere un livello di eccellenza di questo reparto, e soprattutto il nostro impegno sarà rivolto alle famiglie e ai genitori e ai familiari dei bambini, perché anche loro hanno un ruolo fondamentale e ci sentiamo in dovere di supportarli tanto quanto i bimbi ricoverati.